Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sulla vicenda che ha riguardato la morte di Anna Maria Tabellione. 3 mesi è il tempo che il medico legale incaricato dalla procura di Larino si è dato per effettuare l'autopsia sul corpo di Anna Maria Tabellione e per mettere nero su bianco il risultato dell'esame autoptico. Le prime indiscrezioni sembrerebbero escludere però una morte violenta che invece sarebbe avvenuta per annegamento. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dalla macchina della donna ritrovata ieri a Pescara. Tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante. Entro 90 giorni si saprà ufficialmente il risultato dell'autopsia sul corpo di Anna Maria Tabellione, eseguita ieri pomeriggio nell'ospedale di Termoli. Il medico legale incaricato dalla procura di Larino, titolare delle indagini sul ritrovamento del corpo della donna, si è preso 3 mesi di tempo, ma le prime indiscrezioni sembrerebbero escludere segni di violenza sul corpo, cosa peraltro già percepita durante la prima ricognizione cadaverica. Anna Maria Tabellione, sempre stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe essere morta per annegamento, cosa che avvalorerebbe l'ipotesi di un allontanamento volontario dalle tragiche conseguenze. Alcuni interrogativi però cozzano con questa prima ricostruzione. Nella macchina della donna, la Clio rossa ritrovata ieri sul lungomare Matteotti di Pescara, non ci sarebbero effetti personali, niente borsa né altri oggetti e neppure un biglietto di addio. L'auto comunque sarà oggetto di ulteriori accertamenti nel deposito giudiziale, dove è custodita a disposizione dei magistrati e dei carabinieri pescaresi. Non si trova nemmeno il cellulare di Anna Maria Tabellione, muto dalla notte della scomparsa. La donna, sposata e madre di 2 figli, la sera di venerdì avrebbe avuto una discussione con il marito, che è stato ascoltato dagli inquirenti adriatici, titolari del secondo fascicolo, quello sulla scomparsa. Si cerca di ricostruire il percorso della donna e le sue ultime ore fino al ritrovamento avvenuto martedì pomeriggio a Termoli. A questo proposito bisognerà capire se le tante telecamere della zona portuale di Pescara abbiano ripreso qualcosa e, dall'esame autoptico, a che periodo risale la morte. Elemento questo fondamentale perché Anna Maria Tabellione, quando è stata trovata, era perfettamente vestita nonostante il mare in burrasca di questi ultimi giorni. Cambiamo argomento. Questa mattina nella sede della Corte dei Conti all'Aquila è stato inaugurato l'anno giudiziario 2018 della sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo. Bilancio positivo nonostante le limitate risorse finanziarie. Il servizio di Daniela Rosone. Un bilancio positivo per l'anno 2017, quello della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Nonostante la sezione regionale di controllo e la procura abbiano dovuto operare con limitate risorse finanziarie e con un organico ridotto. Dati snocciolati dal presidente della sezione giurisdizionale Tommaso Miele nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Siamo andati addirittura ben oltre i dati degli altri anni, abbiamo superato sicuramente i 140 giudizi, sicuramente non tutti conclusisi con condanna, ma noi siamo qui a fare i giudici, quindi non è che dobbiamo solo condannare. Se invece vediamo che in taluni casi magari c'è stato un danno ma non c'è stata la colpa grave, nemmeno che mai il dolo, assolviamo. Quindi ci sono stati tantissimi giudizi, di questo diamo atto alla procura regionale. Diverse le fattispecie più dannose sottoposte al giudizio della sezione, alcune riguardanti amministratori comunali, in un altro caso un dirigente medico. Ma secondo il presidente Miele, la pubblica amministrazione che ben opera non ha nulla da temere. Ma sicuramente ecco il terremoto, che è stato un evento eccezionale, diciamo, ha comportato la gestione di un'emergenza sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto sotto il profilo della ricostruzione, quindi gestione anche di risorse pubbliche ingenti, gestione di finanziamenti, di contributi per la ricostruzione, di cui noi pure spesso ci occupiamo. Sicuramente le amministrazioni hanno fatto il possibile. Ci sono stati anche dei casi che sono venuti alla nostra attenzione, sono tante fattispecie di responsabilità amministrativa, di illecita percezione di contributi per la gestione, per la ricostruzione post-sisma del 2009. Per i giudizi pensionistici la Corte ha azzerato il proprio arretrato, soddisfando le istanze in tempi brevi. La giurisdizione pensionistica rispetto agli altri anni è stata pressoché azzerata. Di questo ringrazio particolarmente i miei colleghi e tutto il personale amministrativo che veramente ha lavorato tantissimo.
La consigliera di parità della regione Abruzzo, Alessandra Genco, ha annunciato il deposito di ricorsi presso il TAR Abruzzo nei confronti di alcuni comuni abruzzesi. La motivazione è nel mancato equilibrio di genere nella giunta comunale a seguito delle recenti elezioni amministrative, così come previsto dal testo unico degli enti locali. Paolo Renzetti. È ancora una chimera. Io ho fatto uno studio su tutti i 305 comuni abruzzesi e risultano che le giunte corrette, quindi che hanno un equilibrio di genere, sono soltanto il 55%. Il 45% hanno delle giunte irregolari secondo la legge, che stiamo parlando del testo unico sugli enti locali, ma anche l'ultima legge del Rio del 2014. Mi sono limitata, purtroppo, perché questo prevede la legge, cioè l'impugnazione entro 60 giorni dall'atto, quindi dalla nomina della giunta, mi sono dovuta soffermare soltanto sui 50 comuni che sono andati in tornata elettorale nell'anno scorso, e su questi comuni sono risultati sempre quelli con popolazione superiore a 3.000 abitanti, dove c'è l'obbligo, sul comune di Tollo e di Ripatiatina. Ho fatto iscrivere a ruolo le cause, quindi siamo in attesa di udienza. Il comune di Tollo però ha modificato la sua composizione di giunta, che adesso è assolutamente regolare. Il comune di Ripatiatina non ha messo in regola la sua giunta, quindi siamo in attesa di andare in giudizio, ma ha anche modificato lo statuto comunale, che prevedeva la possibilità di un assessore esterno. Quali sono le risposte che ricevete dalle amministrazioni che ancora riescono a mettersi in regola? Le amministrazioni hanno problemi di tipo politico, cioè quando ci si presenta, c'è una coalizione, si fanno accordi elettorali. Io vorrei lanciare invece un invito a tutti coloro, donne, uomini, che intendono presentarsi alle elezioni future. Considerate sempre le norme, le vigenti, quindi considerate quando fate gli accordi elettorali che il 40% deve essere assegnato al sesso meno rappresentativo, che di solito purtroppo sono le donne. In vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, assieme all'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, lanciano le proposte indirizzate ai candidati sul miglioramento della qualità edilizia, la riqualificazione urbana e la tutela del paesaggio, centrali per lo sviluppo delle politiche economiche e sociali del territorio. Ascoltiamo l'intervista al presidente di ANCE Teramo, Raffaele Falone, che chiede concretezza a questa campagna elettorale. Intanto azioni concrete, perché si sente parlare sempre, no, di varie iniziative proposte, però poi nel concreto c'è poco. E quindi noi intanto abbiamo il problema del sisma del centro Italia, che purtroppo ancora non parte, anche perché la norma è molto complessa, farraginosa e crea anche molte difficoltà ai tecnici nell'istruire le pratiche, sia quelli dell'ufficio per la ricostruzione hanno difficoltà, sia i professionisti che preparano, i professionisti incaricati dai privati che preparano la pratica. Quindi, insomma, questo prima di tutto, ma anche sempre un'azione che vada a intervenire sulle infrastrutture, quindi magari lavorando, migliorando l'attrazione e l'attrattività dei fondi europei, perché noi abbiamo una situazione infrastrutturale completamente abbandonata. Basta pensare alle aree interne, che sono sempre più spopolate a causa del sisma, ma anche della difficoltà per arrivarci, perché mancano le infrastrutture, le strade sono piene di buche, hanno problemi, i ponti, insomma le infrastrutture in generale. Parliamo di trasporti adesso. Il governo, nell'ambito del piano di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie in Abruzzo, ha ufficializzato l'incremento della dotazione finanziaria per complessivi 186 milioni da destinare al potenziamento ed elettrificazione della linea Terni-L'Aquila-Sulmona per 75 milioni e per il completamento del raddoppio della Pescara-Chieti per 111 milioni. Lo ha reso noto in conferenza stampa all'Aquila il governatore abruzzese Luciano D'Alfonso. Il governatore ha anche annunciato l'assegnazione di 15 milioni per la progettazione del raddoppio della linea Pescara-Roma.
Cambiamo argomento adesso, buone notizie per il lavoro nell'area frentana alla Triganovan, società francese che produce camper a Pallieta. L'azienda sta procedendo alla stabilizzazione degli operai precari grazie ad un accordo sindacale tra la proprietà dell'azienda e la FIOM CGIL. Vediamo. Altri 10 lavoratori precari stabilizzati alla Trigano Van di Paglieta, azienda francese leader europeo dei camper, con oltre il 25% del mercato che assembla i furgoni Ducato della vicina Sevelle. Un accordo tra la FIOM CGIL e la Trigano Van, che conta complessivamente 175 dipendenti, è stato raggiunto per conseguire la progressiva stabilizzazione dei lavoratori. Già da questo mese di febbraio, commenta il segretario generale provinciale FIOM Davide Labrozzi, una parte consistente di lavoratori con contratto a termine sarà assunta a tempo indeterminato e una parte dei lavoratori somministrati sarà coinvolta in un processo di trasformazione dei rapporti da somministrazione a tempo determinato. In sostanza, aggiunge Labrozzi, i cosiddetti interinali diventeranno dipendenti Trigano a tutti gli effetti. Il mercato del camper conferma il suo momento positivo e la fabbrica della Val di Sangro continua a produrre 20 camper al giorno. Negli ultimi 2 anni la Trigano Van, che inaugurò il nuovo stabilimento a dicembre 2016, ha triplicato la produzione, salita da 1000 camper all'anno del 2014 a circa 3300 programmati fino al 2017, oltre all'aumento dell'occupazione che era di 50 unità. Ancora una notizia, il Tribunale di Vasto con la sentenza 405 del 2017 pubblicata in data odierna ha provveduto a riconoscere la validità dell'istanza presentata dai lavoratori Cotir contro la Regione Abruzzo. Questo scrive in una nota Mauro Febbo, presidente della Commissione di Vigilanza della Regione. I lavoratori del Cotir per esecuzione della sentenza, continua Febbo, dovranno essere reintegrati. È stato verificato dal tribunale competente il non rispetto della legge Madia, una giusta e dovuta bocciatura per la linea politica adottata, conclude l'esponente di Forza Italia. Andiamo a Montesilvano adesso. Su impulso del comune e della società Formula Ambiente partirà dalla prossima settimana proprio a Montesilvano la campagna pubblicitaria contro le cattive abitudini in tema di rifiuti. Sono ancora tante le persone che abbandonano in strada il materiale ingombrante, pregiudicando pulizia e decoro urbano. Andrea Costantini. Assessore, il Comune di Montesilvano prosegue la sua lotta contro i rifiuti e oggi lanciate una campagna contro le cattive abitudini. Sì, perché purtroppo ci scontriamo quotidianamente a dover affrontare e cercare di risolvere, porre rimedio alle cattive abitudini. Non dico solo dei nostri concittadini, perché spesso sono anche ditte o persone che vengono dai comuni limitrofi che trovano dei luoghi un po' appartati, a volte invece anche su strade principali, e decidono di abbandonare i propri rifiuti in maniera indiscriminata, abbandonando copertoni, mobili, Eternit e quant'altro. Noi abbiamo messo in campo diversi strumenti come dei soliti tabelloni 6x3 di affissione e poi la novità sono i mezzi dedicati al servizio di igiene urbana che vengono brandizzati con questo messaggio per avere una maggiore visibilità. I nostri mezzi girano su tutto il territorio comunale e ci auguriamo quindi che questo messaggio arrivi in maniera capillare a tutte le famiglie di Montesilvano. Malgrado ci sia un numero verde dedicato che permette la prenotazione del ritiro degli ingombranti e noi entro 2-3 giorni dalla chiamata passiamo a ritirare a domicilio in maniera gratuita questi ingombranti, noi puntualmente vediamo specialmente in alcuni punti ben localizzati che intorno ai cassonetti stradali vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Questa campagna pubblicitaria segue le altre iniziative poste in campo da questa amministrazione, che cominciano con il porta a porta spinto in tutta la zona collinare, che adesso si sta allargando alla zona del
del PP1, con la creazione di un'isola ecologica proprio nella zona del PP1, continua con la creazione di un centro di raccolta dove i cittadini potranno andare a conferire tutti i tipi di rifiuti, prosegue con la creazione di un centro del riuso, laddove noi daremo la possibilità ai cittadini di scambiarsi sostanzialmente dei beni non più utilizzati, ma comunque che possono avere ancora una vita, andando ad alleggerire quelli che sono i conferimenti in discarica che i cittadini pagano. Dal 23 al 25 febbraio prossimi l'Aurum di Pescara ospiterà Viaggio in Iran, un evento organizzato dall'Istituto Culturale dell'Iran in collaborazione con l'Associazione Abruzzo Avventure e l'Associazione Culturale Alef BA, è teso a promuovere la conoscenza della cultura e dell'arte persiana. Si tratta di una manifestazione aperta agli studenti e al pubblico abruzzese attraverso l'allestimento di una mostra fotografica, l'esposizione di prodotti di artigianato e una rassegna cinematografica con l'intenzione di ampliare e consolidare l'amicizia tra i due popoli. Vediamo. Oggi c'è una nuova tappa di questo scambio culturale tra Italia ed Iran che coinvolge anche l'Abruzzo, terra che ha delle similitudini anche con l'Iran. Vogliamo chiedere qual è l'importanza di questa iniziativa proprio per il paese iraniano. Quello che è importante è che la civiltà iraniana, come la civiltà della Roma, hanno avuto un ruolo molto importante nella costituzione della civiltà dell'uomo, con la loro storia e con la loro cultura. Quello che per noi è importante per questa iniziativa è far conoscere la cultura e la civiltà iraniana al popolo italiano, in particolare ad Abruzzo, e perché già c'è un rapporto ottimo dal punto di vista economico e anche politico tra i due paesi, però bisogna lavorare ancora sulla sezione del turismo. Sappiamo che la cultura e la storia dell'antica Persia è ormai conosciuta a tutti, tutto il mondo conoscono bene la storia e la cultura e la civiltà persiana. Quello che è importante è far conoscere l'Iran oggi, l'Iran attuale. Un'iniziativa però importante anche sotto l'aspetto commerciale. Sicuramente è così, quando aumenta la conoscenza reciproca, la conoscenza del popolo italiano alla cultura e civiltà persiana, incentiva anche le relazioni economiche e commerciali tra i due paesi. Sanno che dove vanno a investire le imprese. Torniamo all'Aquila perché il cinema Massimo resterà per appunto un cinema. Il sindaco Biondi chiarisce una volta per tutte la destinazione dello storico cinema in centro e parla dello stato di avanzamento dei lavori. Vediamo. Il cinema Massimo resterà di certo cinema. Parliamo del cinema storico della città dell'Aquila in pieno centro storico. Non ci sarà dunque un cambio di destinazione ed uso e soprattutto verrà dato in gestione a chi fa cultura. Il sindaco Pierluigi Biondi sembra in merito avere le idee chiare e parla anche dello stato di avanzamento dei lavori. Noi abbiamo richiesto e verrà approvato lunedì anche la previsione dei 3 milioni e 9 circa che mancano, perché l'obiettivo è rifare il cinema così com'era. Il problema della gestione naturalmente, che ne aveva determinato anche la sostanziale chiusura prima del terremoto e anche alla luce della messa in liquidazione dell'Accademia dell'Immagine, impone che verrà riaperto un dibattito con le istituzioni culturali che si occupano di cinema e insieme a loro verrà stabilita una roadmap per ridare al Massimo la sua originaria vocazione e anche per farlo diventare un centro di eccellenza. Si continua a lavorare per completare la via verde della Costa dei Trabocchi, la pista ciclopedonale lunga 43 km che attraversa tutta la provincia di Chieti sull'ex tracciato ferroviario dell'Adriatica. Operai e ruspe al lavoro sulle gallerie, ma resta il problema erosione con la necessaria messa in sicurezza di larghi tratti. Vediamo. Via Verde, primi lavori in 4 lotti e aspettando il quinto. Ortona, San Vito, Fossacesia e Torino di Sangro stanno accogliendo le ruspe e i primi operai. Entro breve toccherà anche a Basto. A sud di Ortona il primo cantiere aperto dalla Cogepri, la ditta che si è aggiudicata l'appalto dell'attesa pista ciclopedonale, già si è provveduto a pulire dalla vegetazione la sede dell'ex ferrovia e adesso si interverrà sulle gallerie. Il percorso non sarà illuminato, tunnel a
parte, ma dotato della predisposizione per interventi futuri. Asfalto, aree di sosta e panchine sono invece previste. Un lavoro, erosione a parte, non complicato per lunghi tratti ed è facile prevedere che alcuni lotti saranno aperti al pubblico addirittura alla fine dell'estate di questo anno. Sarà aperta a tratti perché vogliamo renderla fruibile prima del termine della riconsegna definitiva. L'erosione resta il problema più serio. Quattro frane proprio tra Ortona e San Vito hanno visto un finanziamento aggiuntivo per mettere in sicurezza il percorso. L'area più critica, quella nel territorio di Torino di Sangro, è invece fuori budget e dunque ci si aspetta l'intervento della Regione Abruzzo. Questo sarà un problema della manutenzione. E quindi questo è veramente un obiettivo e una finalità che il progetto aveva, ma che nel tempo deve essere ottimizzato attraverso la responsabilità degli enti sovracomunali e sovraprovinciali, in particolare la Regione e le autorità marittime. Il TAR dell'Aquila dà ragione a due associazioni in merito alla gestione del complesso sportivo di proprietà comunale a Santa Barbara, gestito dalla cooperativa Verde Acqua Smile. La vecchia amministrazione Cialente prorogò per 25 anni, ma secondo i giudici non si poteva procedere così. Vediamo. Il TAR dell'Aquila ha accolto il ricorso presentato dall'SD 99 Sport, l'Aquila ed SD Junior Tennis, che chiedevano l'annullamento della delibera comunale con cui si è concessa una proroga di 25 anni alla cooperativa Verde Acqua Smile per gestire il complesso sportivo di Santa Barbara. Non una proroga, ma una nuova concessione e in quanto tale serve la gara pubblica. Questa è la motivazione dei giudici del TAR. Il Comune, hanno detto quindi i giudici amministrativi, avrebbe dovuto individuare un nuovo gestore con procedura di evidenza pubblica. Nel 2016, lo ricordiamo, l'amministrazione Cialente prorogò per 25 anni l'affidamento del complesso sportivo comunale che si trova in località Santa Barbara alla Verde Acqua Smile, una società cooperativa che nel 1995 aveva vinto il bando. Un bando che 23 anni fa parlava di una gestione di 5 anni per un canone concessorio di 24.000 euro annui. Nel 2001 ci fu una prima proroga di ben 11 anni, ripercorrendo la storia. Nel 2002 il Comune approvò un progetto di riqualificazione ed ampliamento del complesso sportivo. Il Comune concesse anche una fideiussione a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo per il mutuo erogato alla Verde Acqua. Nel 2012, senza proroga, la Verde Acqua ha continuato a gestire il complesso sportivo senza provvedere al pagamento del canone concessorio né alle rate di mutuo. Ma la società cooperativa, da parte sua anche in conferenza stampa, ha sempre rivendicato la titolarità della gestione del complesso sportivo di Santa Barbara e, carte alla mano, ha negato di avere problemi di morosità. Nel 2016 alleva la proroga di 25 anni che ha fatto insorgere le due associazioni sportive che ora hanno vinto questo primo round. Secondo i giudici del TAR, il Comune dell'Aquila avrebbe dovuto rispettare le disposizioni normative, il principio del divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, insomma a valenza generale, operando per la generalità dei contratti pubblici ed essendo estensibile anche alle concessioni di servizi e di beni pubblici e preclusiva sulle altre contrarie disposizioni dell'ordinamento. Sempre secondo il giudice, a prescindere dalla circostanza che questa proroga fosse prevista nell'originario capitolato, non vi è dubbio che essa eccede quella durata determinata e limitata che la renderebbe legittima. Peraltro, si legge sempre nella sentenza, l'affidamento del complesso sportivo in favore della Verde Acqua era scaduto nel 2012 e quindi ben prima del momento 2016 in cui la delibera gravata ne ha disposto il rinnovo o la proroga. Apriamo adesso la pagina di sport. Iniziamo dal Pescara che domani va in trasferta a Chiavari contro l'Entella. Dirigerà Rapuano della sezione di Rimini. Restano a casa Coda, Falco e Cappelluzzo, recuperato pienamente Proietti al centrocampo che contende una maglia a Carraro. Gravillone e Balzano favoriti su Campagnaro e Crescenzi. In avanti si va verso la conferma del trio formato da Mancuso, Pettinari e Yamga, anche se scalpitano Capone e Bunino. Ascoltiamo le parole questa mattina in conferenza stampa del tecnico biancoazzurro Zdenek Zeman. Per me come squadra, a parte che classifica non è buona, nonostante i tre punti di Terni, però per me è una squadra che ha dei giocatori importanti. Praticamente ora si sono messi a giocare sto 5-3-2, mentre prima giocavano con 4 dietro,
anche se penso che ci mancherà un difensore centrale. E quindi bisogna vedere come si sistemano. Da parte nostra dobbiamo cercare di giocare nostro, sperando di essere più aggressivi e propositivi. Ma non credo che siano più abituati, visto che noi ci alleniamo sempre sul sintetico, quindi non è problema di terreno, il problema sono magari dimensioni, forse è un po' più stretto. E poi dipende chi è più attivo, nel senso sul campo più stretto è meglio aggredire, perché ci sono pochi spazi. In settimana Balzano ha dichiarato c'è ancora tempo per vedere Zemallandia. Lei la pensa allo stesso modo? Vabbè, io spero che giocheremo un calcio propositivo che serve a qualcosa. Per ora ci sono momenti in cui giochiamo tanto per giocare, senza significato. Del resto, se Perotta ha giocato più di 80 palloni contro la Salernitana, non è normale. Come difensore centrale, quando ne tocca 30 già è troppo. Ma noi lavoriamo per questo, per cercare di abituarsi a giocare un certo tipo di calcio e certi movimenti. Poi c'è quando riesce, quando non riesce, visto che noi ultimi tempi non abbiamo fatto tanti gol, vuol dire che non riesce. I movimenti ci sono, il problema è che tipo ultima partita a Frosinone abbiamo giocato troppo sui piedi e poco sui spazi liberi. Io voglio obbligarli di andare a cercarsi anche dentro l'area spazio libero. Sì, l'unico problema è che bisogna vedere se si faranno playoff, perché penso che le prime tre squadre si stanno distaccando, anche se Palermo ha perso. E nella Virtus Entella saranno indisponibili l'acciaccato Pellizzer e lo squalificato Ceccarelli, dunque problemi in difesa per Aglietti, che ha anche un dubbio modulo. Avrà a disposizione però davanti il neo attaccante albanese Lullaku, anche se davanti la coppia dovrebbe essere quella formata da Lamantia e De Luca. L'allenatore dei Liguri definisce la gara di importanza capitale per la sua squadra e spera nel fattore dello stadio comunale. Spero che il nostro campo, ha detto Aglietti, torni il fortino di una volta. Lo ascoltiamo. Hanno vinto spesso anche per 1-0, cosa un po' strana per le squadre di Zeman, però hanno grande qualità, insomma, hanno giocatori importanti, hanno una squadra che sicuramente fino adesso, anche per bocca loro, insomma, della società, dei dirigenti, si aspettavano qualcosa di più, perché comunque ci sono giocatori forti, importanti, l'allenatore, insomma, lo conosciamo, è un uomo che ha fatto anche la storia del calcio italiano, e quindi sicuramente massimo rispetto per lui, per Pescara, per quelle che sono le situazioni loro. Però noi, come ho detto, noi dobbiamo guardare noi stessi, cercare di fare la nostra partita, non avere timore reverenziale assolutamente, essere consapevoli che se lasciamo spazi ai loro contropiedisti come Pettinari, Yangà e lo stesso Mancoso, hanno velocità, gamba, quindi può essere pericoloso. Dovremo essere molto bravi nella gestione della partita in tutte e due le fasi. Detto questo, noi per continuare il cammino verso la salvezza, la partita di domani riveste un'importanza capitale. Dobbiamo cercare innanzitutto di muovere la classifica, possibilmente, però, ho detto, tornare a vincere, perché in casa noi nell'ultimo periodo, ma non solo, non siamo quello che mi piacerebbe che la squadra fosse, ecco, aggressivi, convinti, consapevoli del fatto che comunque anche il nostro campo ci può dare dei vantaggi e gli svantaggi li devono avere le altre squadre. Dobbiamo cambiare marcia sotto questo aspetto. Dobbiamo far tornare il comunale un fortino come lo era negli anni passati, perché la salvezza passa anche e soprattutto da questo. E in Serie C domani scende in campo anche il Teramo, lo farà allo stadio Turina di Salò contro la Feralpi. Vediamo i convocati, la lista dei convocati che è ufficiale, i convocati di Ottavio Palladini dopo la rifinitura di questa mattina, peraltro a porte chiuse. Bifulco e Calore sono i due portieri, Caidi
Diallo, Milillo, Pietrantonio e Sales i difensori, Amadio, Cretella, De Grazia, Graziano, Ilaria e Varas i centrocampisti, Bacio, Terracino, Fagioli, Fratangelo, Gondò, Panico, San Domenico e Tulli gli attaccanti. Come vedete non figurano nella lista dei convocati Castagna, Mancini che ha un affaticamento muscolare, Rossi in attesa di raggiungere la migliore condizione fisica e Ventola, lavoro di recupero personalizzato. Dunque seduta a porte chiuse questa mattina per i biancorossi, due dubbi in formazione per Palladini, De Grazia o Varas a centrocampo, Tulli o Panico davanti, vediamo. Teramo in viaggio verso Salò dopo la rifinitura a porte chiuse di questa mattina, durante la quale il tecnico Ottavio Palladini ha provato gli schemi in vista della gara di domani pomeriggio. Dopo la conferenza stampa annullata, anche allenamento blindato e lontano da occhi indiscreti, ma la formazione, seppur con qualche novità, non dovrebbe discostarsi molto da quella vista nell'ultimo impegno di campionato. In porta Bifulco, nonostante l'incertezza a Recchioni, continua ad essere favorito su Calore. In difesa, nonostante sia tornato a correre, Ventola non può ancora essere a disposizione e dalla parte destra sarà confermato Sales con Caidi e Speranza al centro e Pietrantonio a sinistra. In mediana è probabile che torni dal primo minuto Lorenzo De Grazia, che sabato scorso era stato relegato in panchina ma che domani potrebbe ritrovare un posto nella linea 3 di centrocampo assieme ad Amadio ed Ilari. In questo caso però il sacrificato sarebbe Varas, a meno che Palladini non voglia avanzare il sudamericano sulla linea d'attacco, per non rinunciare al dinamismo che può assicurare sia in fase difensiva che in quella d'attacco. Se invece uno tra De Grazia e Varas dovesse finire in panchina, in attacco spazio al tridente classico. Ma anche in questo caso c'è Tulli che preme per scalzare Panico sul fronte sinistro della prima linea. E questo l'altro grande dubbio che Palladini si porterà dietro fino alla partita di domani pomeriggio. Conferma per il nuovo acquisto oppure rilanciare dall'inizio un elemento che ha deluso finora, ma sembra in una fase ascendente? Gondò sarà il riferimento centrale, mentre è inamovibile Bacio Terracino a destra. Sul fronte saludiano invece l'assenza certa è quella del difensore centrale Ranellucci, che con ogni probabilità sarà sostituito da Emerson. Nel 4-3 mediana con giocatori che hanno avuto un recente passato in Abruzzo. Al centro l'ex Teramo Capodaglio, con lui Dettori a destra e Rocca ex Lanciano sul fronte mancino. Voltan e Ferretti saranno i guardi a spalle del capocannoniere del campionato Guerra, già 13 reti in questo torneo. Attacco temibilissimo, 23 le marcature messe insieme finora. Il Teramo deve contenere quelli che saranno gli assalti dei bresciani e tentare un blitz che sulla carta appare complicato, ma che non è impossibile. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione, con l'edizione del nostro telegiornale alle ore 23. Per il momento è tutto, grazie e buona serata.